Grande Gianfranco! Gianfranco Di Piero, il nuovo sindaco di Sulmona. Allora, un commento a caldo di questa elezione che ha avuto numeri importanti. Lei ha detto, salendo sul palco all'interno del chiostro del Palazzo San Francesco, abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti degli elettori. In che senso? Ecco? Abbiamo un debito di riconoscenza nei confronti degli elettori perché il consenso che ci è stato tributato è veramente significativo. Noi già al primo turno il candidato sindaco aveva prevalso, come lei ricorda, aveva prevalso sul contendente. Oggi siamo andati oltre in termini numerici i risultati del primo turno, quindi abbiamo preso credo 2000 voti più del risultato dei voti che avevamo riportato al primo turno. C'è stata un'affluenza significativa al ballottaggio, abbiamo superato il 51%, il che significa che in questa città c'era una volontà di partecipare molto pronunciata, molto forte, oltre la tendenza nazionale, in controtendenza rispetto alla nazione. Questo fa sì che noi abbiamo contratto un debito di riconoscenza nei confronti della città, perché l'entità del consenso ci induce a dover immediatamente andare ad operare per risolvere i tanti problemi di questa città. Quindi subito dopo la proclamazione lavorare sulla costruzione di una squadra di governo e cercare di mettere in campo una squadra di governo all'altezza dei problemi della città. Cos'è che secondo lei ha fatto la differenza rispetto al suo sfidante Andrea Gerosolimo? Secondo me la differenza è stata fatta e si è basata fondamentalmente sul fatto che l'altro contendente rappresentava una formula politica un po' logora, logoratasi nel corso degli anni, questo incaponimento sul civismo che dovrebbe essere un fatto contingente, cioè una circostanza eccezionale, è stato sconfessato dall'elettorato, è stato diciamo giudicato severamente dall'elettorato, e l'elettorato della nostra città ha invece dimostrato la volontà di tornare a fare politica attraverso il sistema dei partiti. Tanto è vero che se lei somma i voti presi dalla nostra coalizione ai voti presi dalla coalizione di centrodestra, mi pare che si profili un'ampissima maggioranza in città che comunque preferisce una scelta partitica rispetto alla scelta civica. Ha detto subito al lavoro con la sua squadra di governo cittadino. Quali sono le prime cose da fare? Le prime cose, innanzitutto, c'è da mettere mano ai tanti dossier che costituiscono i problemi della città. Noi abbiamo un problema emergenziale sull'edilizia scolastica, abbiamo i ragazzi ospitati in situazioni non definitive, per non dire di fortuna, e dobbiamo mettere mano subito a questo problema. Consideriamo che su questo noi scontiamo un ritardo ormai annoso di molti anni. Il sisma è del 2009, insomma. Noi abbiamo un problema di edilizia scolastica, abbiamo un problema del centro storico che va riqualificato, abbiamo un problema complessivo di riaccreditare Sulmona nei circuiti decisionali regionali, un po' come dovrebbe essere in ragione della grande tradizione della nostra città.